Le condizioni delle prime linee, qui siamo nei loro bunker, nelle trincee. Questo è un container che è stato interrato qui sul fronte di Kherson. Si preparano per l'inverno. Adesso fa ancora abbastanza caldo, ma presto, presto farà freddo e quindi qui metteranno delle piccole stufette. Siamo a condizioni della prima guerra mondiale. Qui c'è il comandante Misha, che è il giovane tenente che ha 41 anni, con le foto, le lettere dei figli, dei bambini. Vedete, queste sono trincee proprio che ricordano quelle che stavano sui fronti europei della prima guerra mondiale, con gli assi per terra contro il fango. I russi qua nelle posizioni più avanzate sono a 5 chilometri, eh? Questo posto serve anche per bloccare le eventuali infiltrazioni delle pattuglie nemiche, delle pattuglie avversarie. Ecco, questo invece è l'area delle cucine. Vedete, sono attrezzati per andare a mangiare. Qui ancora sul fronte di Kherson siamo con Vladimiro, che è un capitano, ha 40 anni ed è qui da parecchi mesi. Vladimiro, cosa pensi del referendum? As for me, referendum in Kherson and Zaporizhia, in Donbass. Zaporizhia is piece of shit. Piece of shit. I don't care about this, and my boys will them all win. You will win. So the referendum doesn't have any value, no respect. No respect, it's piece of shit. Piece of shit. E circa la possibilità che Putin possa ricorrere a armi nucleari. If they will use atomic bomb, we will die as hero for our country. But I am ready, and I want that my children, my family, my parents live in free country, So you're ready? without separates, without Russians, without Ruski Mir, without Putin, without all of this piece of shit.